Io mi chiamo Martino Scenti, sono scrittore per ragazzi, in realtà non solo per ragazze, ma per adulti, per bambini. E qualche mese fa sono stato contattato per questo festival, questa festa del libro, della lettura di Elena, che io sinceramente non conoscevo. È stato il mio editore che me ne ha parlato e io inizialmente della vita ero anche un pochino titubante, perché comunque per me che vengo dalla Toscana è anche diciamo, un viaggio, è stato anche un viaggio, insomma un impegno di qualche giorno venire qua, qui ad Enna. Devo dire che non sono affatto pentito di essere venuto, anzi sono contento per vari motivi, innanzitutto per l'accoglienza, che poi magari è un luogo comune, diciamo quello dell'accoglienza siciliana, però è anche probabilmente realtà, nel senso che poi i luoghi comuni spesso sono anche cose vere. E per l'organizzazione, per il fatto che poi noi autori, scrittori, illustratori, editori, poi ci ritroviamo a pranzo, a cena, quindi c'è questo scambio che è bello, che durante l'anno spesso non si ha, perché poi uno è preso dai propri progetti, scrive, ma insomma rimane anche un pochino isolato a volte, a meno che non sia inserito in un circuito particolare, ma non è il mio caso. E poi devo fare i complimenti anche ai ragazzi che ho incontrato, io ho incontrato già diverse classi delle medie, perché ho trovato dei ragazzi, al di là dell'attenzione, cioè del, anche diciamo, questa parola della disciplina, nel senso che certe volte vai in qualche classe ovviamente c'è una certa confusione, invece non solo la disciplina, ma anche ho trovato molto interesse, cioè i ragazzini avevano comprato anche, che non guasta, il mio libro Infranta nel controcorrente, nella raccolta di racconti, l'avevano letto e mi hanno fatto tante domande. Quindi l'esperienza, lo dico sinceramente, è indubbiamente positiva, perché è un festival che accoglie l'autore, sia l'organizzazione, sia gli insegnanti, sia poi anche i ragazzi, ti fanno sentire anche in qualche modo importante, cioè danno un senso a quello che è il tuo impegno di essere venuto qui. Poi ora c'è anche Bella Radio che ti dà anche, diciamo, una soddisfazione in più. Un saluto alla festa del libro, agli organizzatori, agli insegnanti, indubbiamente ai ragazzi. Grazie davvero.